Ciao a tutti, questo breve tutorial è per spiegare la parte della chat, cioè il wall di WeSchool. Entrando nel proprio corso o classe, la prima schermata che troviamo è proprio questo, il wall, che sarebbe il muro, ed è la parte appunto della chat, dove noi possiamo scrivere un messaggio. Sia agli alunni o ai colleghi, sia per salutarli o per spiegare cosa abbiamo inserito nella board, cioè nelle cartelle, o per dare altro tipo di comunicazione. Quindi scrivendo il messaggio, per esempio, benvenuti ragazzi, devo fare per forza pubblica, altrimenti non viene visto. Viene pubblicato. E abbiamo la possibilità attraverso questa rondellina a destra di spostarlo in cima ed è la possibilità che hanno solamente gli insegnanti per mantenere questo messaggio, un messaggio in alto e non perdersi tra gli altri messaggi. Modificare, quindi io posso modificare se ho sbagliato qualcosa, voglio aggiungere un altro messaggio. Vi auguro buon anno scolastico e torno giù e clicco pubblica oppure ho la possibilità di eliminarlo completamente. Quindi sposta in cima ce l'ha solamente il docente, modifica ed elimina ce l'hanno anche gli alunni. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di allegare gli stessi allegati che troveremo nella board, nelle cartelle. Ad esempio, posso allegare un PDF, su tutti i PDF, cioè su tutti i file abbiamo una dimensione massima del file di 50 MB e possiamo comunque, vabbè, comprimerli con delle funzionalità anche online. Possiamo mettere un PDF, qualsiasi, o un Word, o qualsiasi file. Ad esempio, esercizio del verbo avere, e qui ci dà la possibilità di modificare il titolo. Facciamo aggiungi e lo ritroviamo nella parte della chat. Ciao ragazzi, magari sempre un messaggio che accompagni l'allegato. Completate. Scaricate o visionate il file qui presente. Questi sono degli esempi, tanto per farvi vedere come gestirli. È pubblico. Allora, questo non toglie che io non possa riprendere questo file per modificare di nuovo il titolo. Ad esempio, vado sempre qui, mi si presenta sempre questa rondella. E loro hanno la possibilità di scaricare questo file nel loro computer. Basta che vanno sempre in questa rondellina, fanno scarica e se lo ritrovano nel loro computer. Oppure io posso modificare il titolo e scrivere qualcos'altro. Chiudo con la X ritorno. E questa è una parte semplice. Si consiglia di utilizzare la chat nella maniera più appropriata senza perdersi, altrimenti i ragazzi si possono confondere. Successivamente, vedremo come funzionano le board. Ciao!